Cotroneo, una viola che inizia fortissimo, poi un blackout. Sì, abbiamo approcciato molto bene la partita. Poi giustamente Villa è venuta fuori e noi per un po' siamo riusciti a tenere, diciamo, il loro momento positivo, poi ci siamo un po' afflosciati, diciamo, sotto la loro difesa zona, che comunque abbiamo provato, abbiamo incontrato anche in altre partite e rispetto all'andata siamo andati meglio, ma al di là di zona o non zona, siamo mancati nel momento decisivo dove bisognava, secondo me, provare a alzare ancora di più il ritmo e imporre il nostro ritmo. Però i miglioramenti sono, secondo me, sotto gli occhi di tutti, stiamo continuando a lavorare bene, i risultati diciamo che nel campionato di riferimento stanno venendo e ora oggi è stato un buon test per prepararci a una partita molto importante che è quella di giovedì con Capodorlando. Per il resto sono comunque abbastanza soddisfatto della prova dei ragazzi perché sul meno 21-22 se non sbaglio siamo arrivati fino a ho 12 o 11 punti per provando a rimetterla in piedi, quindi comunque questo è segno di grande carattere perché non molliamo mai rispetto a altre partite dove all'andata per esempio abbiamo preso un'imbarcata e ne abbiamo presi quasi 30, quindi sono contento soprattutto sotto questo punto di vista. Una viola secondo te penalizzata anche dai falli dei ragazzi? Non voglio parlare degli arbitri perché sono solo scusanti poi alla fine. Secondo me anche Villa ha preso 3 falli tecnici e 2 antisportivi, ora non mi ricordo bene, c'è stata un po' di confusione, però finisce lì perché noi comunque dobbiamo essere capaci di superare questi problemi. Quando c'è un ostacolo davanti non bisogna trovare una scusa, ma trovare una via per riuscire ad andare verso la direzione che vogliamo. Ci siamo riusciti in maniera parziale, però l'ho detto ai ragazzi, è una frase che gli ripeto spesso, non dobbiamo lasciare che le sconfitte prendano la parte migliore di noi, dobbiamo continuare a lavorare. Ripeto, siamo, come ho detto, contro la jolly, siamo sulla strada giusta e quindi va bene così.